Salve a tutti quanti, ben ritrovati nella cucina di Tommy and the Cooker. Nel video di oggi andrò a proporvi una ricetta salva cena. Prepareremo insieme gli sgombri sott'olio. Pronti? Cominciamo! Gli ingredienti sono sgombri, sale grosso, acqua e olio di semi di girasole. Come vedete, gli sgombri sono già stati privati dell'interiora e delle teste. Prendiamo una pentola che possa contenerli tutti. Adagiamo gli sgombri nella pentola. Passiamo all'acqua. La proporzione è ogni litro d'acqua 110 g di sale grosso. In questo caso mi sono stati necessari 2 litri d'acqua, quindi 220 g di sale grosso. Andiamo al fornello portandoci anche un po' d'acqua, che ci servirà per l'eventuale rabbocco durante la cottura. Dovranno bollire per 3 ore. Questo è il risultato dopo 3 ore di cottura e un paio di rabbocchi. Scoliamo. Li lasciamo raffreddare per almeno un paio d'ore. Ora che si sono raffreddati, li puliamo in questo modo. Togliamo le lische, se è rimasta qualche spina, anche se dopo 3 ore di cottura diventano tenere e non danno fastidio. E le piccole pinne che sono sulla parte superiore. Ci procuriamo della carta Scottex e vi adagiamo i filetti puliti. Se volete comunque togliere i residui di pelle, potete aiutarvi con un altro pezzo di carta Scottex. Ci procuriamo un contenitore da frigo, lo foderiamo con della carta Scottex e vi adagiamo i filetti di sgombro leggermente distanti l'uno dall'altro. Anche se si rompono non fa niente. Facciamo il secondo piano. Schiacciamo bene per asciugare i filetti. Incartiamo. Mettiamo in frigo per 2 o 3 giorni. Un paio di volte al giorno cambiamo la carta e li tamponiamo per asciugarli ulteriormente. Come vedete, la carta Scottex è umida. Lo scopo è quello di asciugare il più possibile ogni singolo filetto. Sono trascorsi 3 giorni e i nostri filetti di sgombro si sono ben asciugati in frigo. Per proseguire con la ricetta dobbiamo prepararci dei barattoli
e olio di semi. Non vi so dire una dose precisa dell'olio di semi, perché dipende molto dalla quantità di sgombro che dobbiamo mettere via. Ora vedrete. Come vedete, non è che tutti i filetti siano rimasti interi, ma non fa niente. Ora mettiamo l'olio. Aspettiamo qualche secondo per vedere se l'olio è sufficiente, perché vedete, ci sono delle bollicine d'aria che salgono. Ora pensiamo alla sterilizzazione e al sottovuoto. Prendiamo una pentola che possa contenere entrambi i vasi. Lo straccio serve a non far sbattere tra di loro i barattoli. Riempiamo d'acqua fino all'altezza dell'olio. Li mettiamo così, partendo da freddo sul gas, una volta raggiunto il bollore, attendere 20 minuti, spegnere e lasciarli raffreddare completamente nella loro acqua. Hanno bollito e si sono raffreddati completamente nella loro acqua. Questi li mangeremo fra 3 mesi. Ovviamente non posso aspettare 3 mesi per farvi vedere il risultato, così vi faccio vedere quelli che ho preparato 3 mesi fa. Eccoli qua. Potete consumarli in un'insalata, su una bruschetta, prepararvi un primo piatto o mangiarli così come sono. In ogni caso, buon appetito!